Buonasera, guardate un po' dove sono, un posto che non avevo mai visto, non lo so. Boh. Sono anche molto curioso di sapere cosa si svolge qua dentro. Non mi avete mai visto qua, no? No, mai. Vabbè. Allora, 171 Daspati, 171 Daspati allo stadio. Fa un po' specie, no? Dire 171. Ma perché dicono 171? Perché effettivamente sono 171. Dice, ma come fanno a sapere con esattezza questa cifra? Semplicemente perché lo stadium è dotato di una tecnologia fin dall'inizio, dalla sua costruzione, ed è ancora in piedi, nonostante Guariniello avesse aperto un'inchiesta sul materiale scadente, è ancora in piedi. Fin da allora è stato dotato di telecamere di sorveglianza in grado di scandagliare ogni singolo posto occupato. Quindi sia del settore ospiti che di tutti gli altri settori, naturalmente, quindi riguarda tutti senza discriminazioni, perché poi questo termine è naturalmente ricorrente nel video che facciamo questa sera o nella prima parte di questo video. 171 non è un numero basso, attenzione, cioè 171 deficienti è un numero abbastanza consistente, ma molto lontano da quella oltre metà di curva che gli ispettori federali avevano segnalato come autrice dei cori a sfondo razziale. 171 persone non è un gruppo organizzato di 171 persone, sono sparse nell'ambito dei 5.500 tifosi che occupano la curva Scirea. Ero presente fisicamente io, ma io non conto niente. C'era la panchina dell'Inter sotto la curva, nessuno si era accorto di niente. Questo ha ulteriore testimonianza del fatto che si tratta di 171 persone sparse. Poi qualcuno sarà stato vicino, quei 3, 4, 5, perché i deficienti si fanno anche forza, no? L'uno con l'altro, per carità. Ma da qui a parlare di cori organizzati, come era stato segnalato dagli ispettori federali, di differenza ce n'è, eppure parecchia. Forse anche per questo che è stato sospeso il provvedimento. Forse era stato un tantino esagerato dire che più della metà della curva aveva effettuato cori organizzati nei confronti di Lukaku. Direi che è stato un tantino esagerato. E perché? Lo sapranno loro perché. Non parlo dei deficienti, parlo degli ispettori federali. Lo sapranno loro perché. Era sembrato a tutti che ci fosse una certa discrepanza tra quanto non si era sentito, perché se un coro organizzato da 2.500 persone lo senti e come, tant'è vero che si era sentito il coro scemo scemo quando Lukaku aveva fatto quel fallo su Gatti. Lì sì che era partito il coro scemo scemo e si era sentito e come dopo quel fallo su Gatti per il quale era stato ammonito la prima volta. Quindi ragazzi, cioè, io temo che certe volte si esageri un po', si esageri un po', questo senza nulla togliere al fatto che sono stati 171 deficienti, e se volete lo ripeto anche per 171 volte, uno per uno. Bisogna stare molto attenti quando si toccano questi temi, perché poi si fa passare un'intera curva per una curva manovrata da razzisti, per una curva piena di razzisti, e si va a bollare un settore e dal settore si passa direttamente alla tifoseria. Perché poi funzionano così queste cose, ci sono i collegamenti logici che fanno comodo, i collegamenti logici che fanno comodo, o meglio, logici, che seguono una certa logica, vale per tutti, e che fanno comodo e che creano e vanno ad alimentare che cosa? Lo ricordate come si chiama quello popolare? Lo ricordate? Il famoso sentimento popolare. Ah, quelli là sono razzisti, quella curva là è razzista. 171 su 5.500 persone presenti. 171 deficienti su 5.500 persone presenti. E comunque tutto è stato risolto da cosa? Dall'intervento di Gravina, rientra nei suoi poteri, che ha sconfessato, o meglio, è andato oltre
un provvedimento che il capo dell'AIA, il nuovo presidente dell'AIA Pacifici, ha detto continuerà ad essere adottato, perché chi provoca una curva o comunque chi provoca una tifoseria deve essere punito col cartellino giallo. Questo è quanto è stato accertato, ok? Qui nessuno si inventa niente. Poi le ragioni dell'intervento di Gravina, lo ripeto, sono sicuramente nobili, perché si tratta di un argomento molto scottante, al di là del fatto che continuo a pensare che se uno è intimamente razzista, il bu lo fa anche a un giocatore di colore della propria squadra. E quindi anche qua attenzione, attenzione a non essere, mi veniva il termine ipocriti ma è troppo forte, attenzione a non, uso un proverbio, io li odio, i modi di dire, a non fare di tutte le erbe un fascio. Attenzione, attenzione, ho sempre detto, bisogna distinguere il razzismo ideologico dal razzismo di comodo. Il razzismo ideologico, che è quello che va sicuramente combattuto più di tutti, è quello che ti fa o ti porta a determinati comportamenti perché la tua ideologia ti suggerisce di fare questo, e allora non discrimini nessuno nella discriminazione, scusate il gioco di parole, ce l'hai con tutti. Io ricordo la curva del Verona che appese, una parte della curva del Verona, non tutti sono così nemmeno lì, appese un manichino che doveva raffigurare un giocatore di colore del Verona. Quello è il razzismo ideologico, che è il più difficile da combattere. Lì non si tratta di deficienti, lì si tratta di delinquenti. Ed è diverso il discorso. Poi c'è un razzismo di comodo, o meglio, ciò che è considerato razzismo, ma che ideologicamente probabilmente non lo è, ammesso che magari qualcuno di quei 171 deficienti non sia anche potenzialmente un delinquente. Ma questo è un altro tipo di discorso. Mi sono dilungato un po' troppo, forse, mi dispiace, forse avreste preferito altri argomenti da trattare. Chi è che mi ha scritto? Sicuramente non un tifoso juventino, che dice: quindi io non ho detto che il pugno di Gatti era da rosso, e ho detto, secondo la mia tesi, la Juve è stata danneggiata ieri. No, ragazzi, io ho detto che il tocco di Milik sullo stinco di Lobotka c'è e che il pugno di Gatti era da rosso. Non ho detto che la Juve è stata danneggiata dalla partita di ieri, assolutamente no. Io ho detto che l'annullamento ci poteva stare, ho semplicemente ricordato che ci sono stati casi molto analoghi o simili, diciamo così, molto simili a quello di ieri, nei quali il VAR non è intervenuto, perché era un caso limite nel quale si va a valutare eventualmente l'intensità di un tocco, non se c'è il tocco o non c'è il tocco. È una direttiva arbitrale quella di valutare l'intensità di un'azione, tutto qua. Poi che il pugno di Gatti andasse sanzionato con un rosso, come no, ci mancherebbe altro, ed è inspiegabile che il VAR non sia intervenuto. Però quante volte ci siamo detti è inspiegabile l'intervento del VAR? Poi si aprirebbe un discorso molto lungo, troppo lungo, che non porterebbe a nulla. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, ci vediamo domani.